Ciao ragazzi, prima di iniziare questo speciale volevo dirvi una cosina al volo, ovvero che in descrizione trovate il canale di Orpillo, che ringrazio infinitamente per essersi messo a disposizione per registrare questo speciale dei 100 episodi della Vanilla, e ringrazio anche voi perché senza non saremmo arrivati a questo punto. E ora vi lascio al video, buona visione! Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft Vanilla! Ma quello? Ciao! Ma chi sei tu? Sono venuto a distruggere il mondo! Io sono il diavolo! Ma come il diavolo? Perché vuoi distruggere il mio mondo? Perché sei brutto. Ma, ok. No, non essere triste, se vuoi ti porto con me. Dove? Non accetto cose da sconosciuti. Sono il diavolo, c'ho il furco. Non ti avvicinare che c'è l'alito puzzolente, grazie. Però mi tieni al caldo. No. Oh sì, allora, mostrami il retro. No, io ti mostro il suo retro, il mio retro, cosa vuoi? Vai, vieni qua. Io c'ho il forcone, io ti infilzo quel retro che c'hai. Capito? Eccolo qua. Gatto, aiutami tu. Tutto attacca. Tuo. Attacca. Guarda questa bella torcia. Abbiamo qualche problema qua, cioè, nel senso, abbiamo qualche problema mentale qua comunque. Comunque io sono il diavolo, vieni con me, andiamo all'inferno. Il peggior attore del mondo, però andiamo all'inferno. No. Ogni tanto lo fanno. No. Non sono stato io, sono stati i gatti. Questa perversione contro i diavoli, scusami. Cosa è venuto a fare qui di bello interessante? Cioè, sono venuto qua con lei a conoscerla. Ah, piacere. BB trattino basso. Che c'ha gli occhi azzurri come me. È vero, gli occhi azzurri, non l'avevo mai notato. Visto? Io noto gli occhi degli altri, visto? Signor Blade. Siamo cugini. Magari di lunga data, non lo so io. Ah, dice magari lei è uno di quei ricchi proprietari terrieri, sì, esatto, che non conoscevo. Esatto. Quindi è ricco, mi passa un po' di soldi. Sono povero, io non ho soldi. Ah, ok, capisco. Beh, se vuole le faccio fare un giro per il mondo. Ma sì, ma tanto siamo qua, sono spawnato dal Nether, sono uscito da qua. Perché non guardare un po' il suo mondo? Va bene, allora le faccio fare un tour da inizio a fine. Deciderò poi se distruggere il mondo oppure no, però prima voglio vederlo. Ah, ok, beh, spero le piaccia così non me lo distrugge. A parte una costruzione in particolare che se me la distrugge a me va più che bene. Vabbè, me lo dica, io la distruggo molto volentieri. Ok, allora, beh, questa è la casa iniziale. È nato tutto da questo piccolo buco, perché a noi i buchi piacciono. Sì, in effetti. Qui dietro una volta c'era il deposito che ormai ho spostato, poi le mostro anche... Dove è stato messo? Non volevo darle una carezza, mi scusi. Palpi. Aspetta, vieni qui. No, sempre perversione contro il diavolo, ricordo, io ce le corna. Ah, l'hai stato tradito dunque. Sì. Ah, mi dispiace. Venga qua. Beh, questa è la piazza principale. Bella. Ciò che unisce tutto ciò che ho buildato in questi anni di Minecraft, cioè nulla. Poco e nulla. Ma come? Io una volta doveva sorgere un piccolo villaggio di villager. L'idea è stata abortita. Ah. Lo faremo altrove. Queste rimarranno qui per storia. E questa è la mia stupenda torre. Non è mai stata finita. Lì in alto ci andrebbe della glowstone. Ah. Doveva fare luce. Ne fa? Assolutamente no. Però dentro abbiamo Franco lo zombie, che ogni tanto ci fa visita. Vabbè, Franco lo zombie. Ora non c'è. È giorno, non c'è. Ma come non c'è? Si nasconde. Si nasconde. Ma spawna sto zombie, non è che l'hai messo te. No. Entra, esce, è tipo le talpe. Come? Sì. Poi da questa parte abbiamo il muro del pianto. Lo posso piangere? Sì, può anche scendere così vede al meglio il muro del pianto che rimane lì. Aia. Vabbè, però mi scusi, non prenda fuoco. Sono nel mio, sono lì. Qui verranno scritti tutti i vari commenti di aiuto. Mi piace picchiarlo. Nether, montagna, drago, stendardi per la mappa, build tema Axolot. Perché c'è cartelli diversi rispetto a questi? Avevo finito quelli. Che pigrizia, cavolo. Lo so, ma il legno sono un po' carente, mi scusi, eh. In effetti, hai fatto tutto il legno, anch'io. Già. Vai. Prego, risalga pure. Io salgo. Bene, direi che prima di proseguire le faccio vedere il signor tavolo degli incantesimi e poi passiamo di sotto. I miei incantesimi.
neanche questa costruzione è mai stata finita. È molto pigro, eh. Sì, mancava il vetro viola che ai tempi non avevo, quindi... Ora ce l'hai però, beh, il tempo viola. Sì, beh, può darsi. Può darsi. Che cosa ne pensi di questa costruzione? Bellina, mi piacque, onestamente. Mi dia un voto da 1 a 10. 2. Va bene. Ci sta, è una delle prime. Spero di migliorare. Venghi. Saluti i polli. Gianfranco, Gianluca, Artura, Jimmy. Tu come ti chiamavi? Ah, Artù, Franco. Non mi ricordo se c'era un altro. Franco 2. E lui invece è girotondo, perché come vedi stava girando. Questa era l'hub per le varie coltivazioni. Spoiler, non è mai stata finita. C'è solo il grano. E c'è anche lui, Luigino. Ciao signor Lu. Oh, è nato Luigino Junior. A te mi sta antipatico, mi sta più simpatico Lu. Ciao Lu. Venghi. Venghi, signori, venghi. Dopo il grano, attento a Lu. Beh, insomma, abbiamo capito. Ciao, tutti. Alfredino. C'è neanche un altro lì in fondo. Ciao Alfredino. Neanche questo è mai stato finito. Però qui ci sono i tre principali animali. Quindi maiali, mucche e polli. Polli che se vuole delle uova da portare a casa e farci una frittata, gliele dono molto gentilmente. Se vuole anche dei polli cotti, guardi, qui ci sono. Quasi quasi io farei tipo così. Lo sto mancando con tutti i colpi. Noto con piacere che non è spawnato neanche un pollo. Sono sfortunato nel mio. Qui abbiamo le nostre mucche che vanno alimentate. No, non volevo guardarti. Via. E vabbè, qui i maiali che, beh, non ho mai nutrito. Penso ormai siano pelle e ossa. O solo ossa. E ora passiamo alla mia stupenda farm di villager, dove non sono sfruttati assolutamente per niente. Sono solo rinchiusi lì 24 ore su 7 giorni. Venghi, prego. Ecco qua, ehi. Ecco qua. Il campo di villager. Venite con me, sono il diavolo. Le vostre anime saranno purificate. Beh, guardi, probabilmente qui potrebbe riconoscere degli assistenti. Sono gli occhi rossi. Ma siete brutti, tutti brutti. Appena l'ultimo. E lui è pelatino, vero? Si vede, è un po'. Beh, è pelato, un po', quindi... un po' di calvizie. Sì. La vecchiaia ormai... Non lo so, penso sui 60-80. Ormai si è messo male, zio. Guarda, anche i vestiti stracciati da quanto non esce. Dittatore. Però non è finita qua, perché ovviamente questo spazio per sfruttarli non mi bastava. Ho dovuto crearne uno anche sopra. Giusto, bene. Ed eccoci qua. L'altra parte di sfruttamento dei nasoni. Questi vendono tutti clay. Perché ti serve la clay, scusami? Stavo cercando la clay verde per il drago, che poi vedremo. Vabbè dai, ci Eccola sta qua. Bellina la zona però. Ci sta. Sto vedendo che hai fatto tutta la parete bellina, poi qua c'è la stone. Come dire, potrei esserne dimenticato. Beh, ora puoi scegliere le due vie, sinistra o destra? Ovviamente sinistra. Ah, ok. Beh, destra o sinistra? Ovviamente sinistra. Ok, bravo, perché adesso non c'è assolutamente niente. Ah, ma come? Ecco qua la mia farm di pecore, di tutti i colori, che sono stati cambiati, infatti sono tutte rosa. Non mi ricordavo fossero rosa. Perché sono rosa? Questo mondo è pieno di pigrizia. Sì, beh, ovvio. Però è belle rosa. Puoi dire che le hai trovate tutte in giro e non le hai affatto colorate. Perché c'è della lana verde qua? Scusami. È il mio punto, di AFK, mi scusi. Beh, non posso? No, prego. Non so perché con la lana verde, però va benissimo. Vabbè, se vieni a destra è vero che non c'è niente, però c'è un ponte che non è mai stato finito verso la farm di oro. E poi c'è questo stupendo coso. Ok, ora puoi entrare. Vede che bello, i cristalli. Può farci le musichette quando non so niente. È un po' triste. Esatto. Oppure non c'ho niente da fare, vengo qua. E ora torniamo su e andiamo a destra, dove c'è una bellissima farm di zucche e una bellissima farm di angurie, come vede. Un po' di immaginazione. Io non vedo nessuna anguria qua. No, ti sbagli. Sono qua le angurie. Ma... non le vedi? C'è una distesa infinita con un cielo, dell'acqua. Io ti consiglio di delle palme. No, io ti consiglio che qua non c'è niente. Nel senso. No, sono qua. Ti consiglio di prendere degli occhiali, cambiare occhi in qualche modo. Non so, qua non c'è niente. So che è il suo mondo, non dovrei contraddirla, però non c'è niente. Va bene, continuerò a pensare che ci siano. La tengo d'occhio. Mi sa che quel pollo era variato.
ed è caduto. Non volevo finire nel buco. Ed è caduto mentre andava indietro. Beh, qui sotto ci sono Pina e Pino che controllano che tutto quanto venga messo in ordine dai villager nelle ceste. Bravi, bravi, continuate, continuate così, bravi. E poi, beh, da qua può notare i villager che lavorano come... Ma c'hai il villager ovunque in questo mondo. Beh, i villager sono un elemento importante di questa serie. E qui dentro abbiamo la farm di pesca. Anch'io sono pigro. Ok. Sì, beh, manca il pavimento, lo so che non so se funziona. Sì, dovrebbe funzionare. Però nulla di più. Bello, però credo di sì che comunque dovrebbe ancora funzionare, in teoria. C'è anche Luiso e Luisa, come può ben notare. Mi tengono compagnia nelle mie giornate di pesca lunghe, tortuose. Mannaggia, quando una volta ero pescatore, una volta quei pesci li mangiavo. Questo è il sotto. Qual è sotto, scusa? Questo è il sottoterra. Oh, ora passiamo al sopraterra, che è un po' più interessante, un po' più nuovo. Più carino e coccoloso. Mi raccomando, saluti i polli che poi si offendono. Ciao Gino, ciao Alfredo, ciao Gianluca, ciao Franco, ciao... non mi ricordo l'ultimo. Luisa. Ah no, Luisa era sotto. Beh, questa è stata una delle ultime build che ho fatto, quella per la mappa. E prima o poi finirò anche questa mettendo la mappa, Però, bellino, piano piano. Bellino. Ehi, che fa? Lascia gli spifferi? Scusa. Questa? Un voto da 1 a 10? L'ha lasciato aperto, però. E allora? Yeah, bro. Facciamo freestyle. Freestyle. Comunque è bellina questa. Che voto mi dà? Spero più di 2. Sì, comunque sì. Da 1 a 10 penso che le do un 7 e mezzo. Bellino, mi piace. Oh, finalmente siamo riusciti a superare la sufficienza. Ah, volevo dire 1. 1, va bene. Le farò ricredere. 1 perché sei il primo al mondo, vedi? Ah. No, non so usare le porte. Non so usare le porte. Questa è la gemella. È una piccola casina di non mi ricordo chi. Però ci sta, dai. Comunque questo abbinamento tra terracotta. Questa è terracotta o... Terracotta. Ok, terracotta e mattoni ci sta un botto. Devo dire la verità. È un po' di intonaco andato via. Povero intonaco. Ormai è vecchio. Come me. Bello quel cactus. Quel cactus è mitico. C'è uno dei funghi. Vabbè, qua qualcuno doveva venire a pulire prima o poi. Non io. Manderò uno dei miei villager. Beh, questa è una bellissima farm di legna. Con bombial automatico integrato. È ancora da illuminare, però. Ehi, ma tu? Ma cosa ci fa? Signore, c'è un cactus in mano. Vabbè, e qui dentro ovviamente ci sono i cactus che... La farm di cactus. Macinano bombial. Bella la farm di... legno, ci sta un botto, anche la casetta ci sta, devo dire la verità, potresti fare un po' più di particolari, però semplice, ci sta, e mi piace un botto il cactus, è venuto da Dio. Quel cactus è magico, cioè mi è servita un quantitativo di lana incredibile che non avevo. Si è venuto benissimo. Mai quanto quel coso lassù, però. Vabbè, poi quel coso lassù lo finirai prima o poi. Sì, diciamo che c'è un piccolo progettino tecnico-tattico che va un attimino studiato. Oppure fai solo la testa e fai tipo il corpo che va sottoterra. E il corpo dovrebbe entrare in un portale. Beh, qui c'è la mia stupenda casa funga con David lo gnomo. Oh, ciao, signor gnomo. Al quale sono cresciuti i funghi sui piedi perché ha un pezzo di terra in più. Ok, ora l'abbiamo levato, ora lo rimettiamo, perfetto. E vabbè, la porto nel pezzo forte, il mio deposito. E comunque devo dire che questo fungo ti è venuto da Dio. Scenda. Ed eccoci qua, nel pezzo forte, dove probabilmente devo levare ste cose qua che scendono a terra, però... Forse. Sì, sono un po' ingombranti, devo dire. Non ci avevo pensato quando l'ho fatta, però ci siamo. Beh, qui abbiamo tutta la legna con foglie e alberi. Aspetta, forse puoi bloccare la crescita con le shears. Col tasto destro puoi bloccare la crescita. Ci proverò subito. Vediamo un po'. Ecco, ora è bloccato la crescita. Ok, quante cose nuove che si imparano. Vedo che all'inferno ne sapete. L'inferno devi tagliare le teste prima. Ok. E questa è la seconda parte dove abbiamo il living room e quello che mi mancava da mettere. Mi rilasso, che bella TV. Cosa metti in TV ora? Non lo so, vuole un bel... cosa di romantico. Sì, dai, va bene. Solo io e te.
Si allontani, si allontani. Vengi qui, vengi qui. Ah, per, vieni qui. Permessione contro i diavoli. Via. Vieni qui. Fatti toccare tutto. Ah, mi picchia, mi picchia. Me ne andrò. Non mi piace questo stile. No, no, la stavo scherzando. Voglio vedere il suo mondo. Io sono venuto. Ah, dammi un bacino. Sto... No, 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 no. Bacino. Che schifo. C'ha l'alito che sa di funghi. Venghi, venghi. Perché c'è un cerchio là sulla montagna? Quale cerchio? Quale cerchio? Aspetta, aspetta. Ah, quel cerchio, è vero. Me ne ero completamente dimenticato. Beh, una volta dissi, è tempo di costruire la mia casa ufficiale. Quello è l'inizio. Penso sia lì da 60 episodi, 40 tipo. Sai, sai, è un buco di casa. Eh beh, ma poi doveva prolungarsi lungo tutta la montagna, fare le finestre e poi ricollegarsi alla base sotto. Vabbè, ci stava comunque come idea, non era brutta. Sì, però sono pigro. Ma potrei riprendere il progetto. Sicuro. E ora veniamo a un'altra cosa che prima o poi dovrò finire, ovvero il villaggio medievale. Dove ho fatto il mega tunnel sotto, dove da qualche parte dovrei fare delle scalette per salire, perché sennò non so come arrivarci di sopra. E beh, basta, in realtà devo scavare i buchi e non so cosa metterci. Se hai qualche idea, sono qui pronto ad ascoltare. Allora, nel villaggio medievale potresti fare tipo, potresti metterci le tue collezioni, tipo non so, fai la collezione di armatura, ci puoi mettere il fabbro e mettere le tue armature, tipo quelle più forti. Si potrebbe fare. Qui poi abbiamo tre casettine. Oh, solo tre? Quattro. Ho dimenticato quella in fondo che è di Alfred. E come vedi Alfred è qui che sta passeggiando davanti a casa. Gli piace fare delle passeggiate diurne. Si vede che sei molto solo. Uffa. Infatti, dentro casa di Alfred ha del cibo in quantità industriale per lui. Però si tratta bene, signorino. Eh beh, certo, è ricco. È uno dei baroni di questo villaggio. Guardalo com'è bello. Guarda che chioma lucente. Beh, che bello. Comunque c'è la perversione con i polli, lo sai. Non vorrei dirtelo. Anche loro sono un elemento fondamentale. Ah! Hai visto? Si è emozionato. Mi hai fatto eccitare. Beh, questa è l'ultima casa che ho fatto in questo piccolo villaggio. E niente, ha un letto, triplo letto sopra. Non me lo ricordavo manco io. E poi abbiamo il mega quadrone. Guarda com'è sexy. Vedi, ti sta puntando il dito. Aha, menzognero. Io sono il diavolo. Sono uscito dal Nether. Io posso fare di tutto. Ok. Questo qua mi sa che mangia un po' troppi funghetti allucinogeni. Io mangio solo quelli. E questa, beh, è la torre. Puoi guardare lontano. Goderti il panorama. Vedere la cappella del fungo. Allora, vedi. Vedi, laggiù. Vedi. Dove? Molto molto lontano. Ok. Lo vedi, vero? Sì, sì. Vedi tipo lo Shrek che sta andando con Fiona, vedi? Penso di aver avuto ragione quando ho detto dei funghetti. Andiamocene, è un tipo losco. Io ho molti problemi mentali. Ok, non mi ha visto. La mia tattica di mimetismo ha funzionato. Allontaniamoci. Distruggiamo di qua. Facciamo una seconda porta. Bene, ho fatto anche una missione, perfetto. Facciamo qua così, cos'ha? Oh. Ora sì. Mi sta demolendo casa. No. No. No, è vero. Io non ho fatto niente. No. Ti ho visto, eh? Ho fatto niente, maledetto. Ho riparato tutto. Mi dia un voto. Queste case, allora, devo vederle da lontano però. Va bene, saliamo sulla montagna così intanto ci avviamo verso la build più grande che ho in questo mondo. Devo entrare. Devo salire nel cucucciolo per vedere, mi scusi. Allora, belle, ci sta. Quella, la casa di Alfred, forse quella che è diversa rispetto alle altre, ma perché Alfred è Alfred. Dove è andato? Ti osservo dall'alto. E quella casa grande, più grande, bella, onestamente, ci sta con i pot. Ho visto, perché c'è un pot fluffante? Ma è fluffante o c'è la fence? No, c'è la fence. Scherzavo. Belle, ci sta. Ci sta, devo dire la verità. Quindi il voto? Voto, giusto. Giusto, il voto. Da 1 a 10 io ti do un bel 9. Oh, siamo saliti. Però
devi migliorare con gli interni. Migliorerò. Io ti do 9 esteticamente, perché con gli interni devi migliorare. Perché sono zombie dentro la bocca del drago? Ah, ecco dove era finito Luigi. Scarso. Guardalo, guarda, è caduto. Fammi risalire. Quanti problemi c'ho. C'ho troppi problemi. La farm di ferro. Non si vede da qua, si vede tutto. C'è il mob spawner. Certo. Non funzionerà più quel mob spawner là. No, funziona. Però devo andare lassù. Sì, devo andare lassù però. Con l'elitra che non hai. Già, purtroppo. Come mai non c'è ancora l'elitra? 100 episodi. Ne ho perse 2. No. Una sono caduto nell'end schivando l'acqua. E l'altra sono morto nella lava. Schivando la lava. Sì, beh, non facciamoci domande. Vabbè, questo è il mio dragone che prima o poi finiremo. E come ho detto prima, appunto, devo farci il portale da cui esce. Devo finire di cadere nei buchi, cavolo. Mi voti anche il drago, sir. Allora, il drago è la prima cosa che ho visto anche nei tuoi video. Ed è bellissimo. Oh, è stupendo, Io ho un bel 10 lode. Veramente ti è venuto benissimo. Se lo continui, credo che... Se continui con questo mood, ti viene un botto figo. Ah, comunque l'idea era appunto di fargli un po' di corpo e poi un mega portale con l'ossidiana e quello che abbiamo raccolto prima, l'ametista, e far sì che esce da là. Oppure l'altra idea era di fare il pianeta di Recaio dietro e farglielo girare intorno, o spaccare il pianeta e il drago che esce da lì. Vabbè, ci sta, è il drago Sharon. Però è un attimo da lavorarci. Inizialmente cosa ho pensato quando ho visto il drago? Era Rayquaza! No, in verità è più chiaro, quindi era il drago Sharon. Ma non hanno la stessa faccia. Rayquaza magari prima o poi ci si può pensare. Magari dalla parte opposta del villaggio i due dragoni che si incontrano. Eh sì, probabile. Ah, bella idea. Si butti, mangi prima. Allora, mi prendo al volo. È morbido. Mi prendo al volo. Vai. Ah! Allora. Hai visto, ti ho preso. È proprio scarso l'euro. Ma scusi, ma lei è il diavolo, ha le ali. Che devo prenderla a fare? No, io sono il diavolo, sì, però non ho ancora sbloccato le ali. Comunque io ero stato un... Ah, è in prova. Sì, è provino. Cioè, il colloquio, appena passato ieri. Non si faccia aspettare, su. Ah, ma la mia casa del pescatore è appena fatta, è vero, anche lei c'è. Guardi che carina. Io vorrei fare una cosa però. Cosa? Voglio cosa sta facendo? Voglio una. Ah, i miei vecchi amici là in fondo, li ha mandati lei, eh? Voglio fare. Ma che sta facendo? Mi sta rubando dal camino? Sì, voglio essere Babbo Natale per un momento. È mio idolo. Come possiamo fare allora? Dunque, aspetta. Vai. Passi un po' di blocchi, per favore. Non ne ho. Ma allora è proprio scarso lei, non sapeva niente. Venga, questo è l'unico che ho. Vabbè, ci sto. Allora. Faccio così. E poi faccio. Porco! Ma questo? Da dove è spawnato? Cosa stiamo cercando di fare? Io non sto capendo. Neanch'io. Ce l'ha delle slab? No. Probabilmente qui dentro. Neanche, sono povero. Qua dentro. Sì. Mi serve. Le slab le servono. Mi servono slab di cobblestone e dei blocchi di cobblestone. Non ho più i blocchi di cobblestone. La terra le va bene lo stesso. No, viene brutto. Diciamo che la cobblestone l'ho appena usata tutta per fare le slab. Tenga questa, è l'unica che ho. Vabbè, usiamo un attimo questo. Scusa, ma... Aspetti, gliela faccio la cobblestone, ecco qua. Grazie. Prenda pure. Sto mettendo un'ora, non so mettere le scale. Dunque, facciamo così. Guarda che bellino, eh? In realtà ci sta. Se fatto più grande con il vetro in mezzo, è top. Tipo spiovente da questa parte, ci metti da qua e ci metti un po' di profondità sul tetto. Non è male. Magari la prossima casetta ci posso pensare. La faccio un po' più grande e posso fare quella roba lì. Però dai, ci sta, perché comunque c'è la profondità. Ci ho pensato poi dopo, ho detto, mando un commento, ma poi ho detto magari non mi caga e non c'ho voglia. Ma non è vero, io leggo tutti. Venghi di qua. Questo è il ponte per le Bahamas. Allora, questo ponte, posso dire, per favore? Dica. Allora, questo ponte è bellissimo. Mi piace un botto, ok? Tantissimo. Grazie. Ci vanno i fiori intorno, tipo di loto. Però li devo fare.
sono pigro, ovviamente. Quella cosa gigante che vede è quella cosa che volevo che mi distruggesse all'inizio. Perché, scusami? È orrenda. Ma è bellissima. Devo tirarla giù. È stupenda. A me piace un botto. Beh, la spada, sì, è l'intorno. Aia! Il problema. Perché non sai come costruire? Non so cosa metterci. Lo voglio tirare giù, voglio aprire la zona e... Secondo me ci sta un botto. Devo farla un po' più piatta. L'idea era tipo un tempio, però... con qua tipo intorno, sotto la spada, la nebbiolina, tipo verde, viola. Ci sta come idea, non è brutto. Mi piace onestamente. Però il sopra non mi ispira molto. Oh, guarda che carino, ha killato il suo primo mostro. Scelga, destra o sinistra? Ah, vedo che ha scelto destra. Abbiamo la farm di muschio qui. Bella. Tutto... Che è sempre in funzione perché ha anche lei il refill di bone meal. Figo. E qui ovviamente mi vanno poi a fare tutti i drop vari che mi servono. Ora vedo miglioramento perché... A parte la scala che fa da stone. Però vabbè, non vedo un blocco di stone. Bravo. Però qua dietro c'è stone, Vabbè, ma chi guarda lì dietro? Dai, occhio non vede, cuore non duole, su via. E questa è la mia stupenda farm di pecore. E come vedi è molto affollata. È quella che abbiamo visto sopra. Sì, vengono portate qui prima o poi. Poi qui abbiamo anche il vario percorso con la chest per portare le cesoie ai dispenser che poi mi taglieranno la lana. Vabbè, ci sta. E qui poi... C'è il piccolo ascensore per gli item che quando droppa la lana la vedi passare qua e poi cade nelle ceste. Allora, le faccio vedere. Adesso tra poco dovrebbe passare da Mossi. Ecco, come vede, sono arrivati. Visto. Questa cosa è fighissima, secondo me. Bellissimo. Io sto qua tutto il giorno. Ma poi quando ci sarà la produzione continua sarà molto figo da vedere la lana fare su e giù. Più che altro secondo me senti tutto il tempo. Sì, quello è un altro problema, basta fare option e disattivare il suono. Aspetti, prima mi deve dare un voto. Dove va? Allora, siccome sono uscito dall'inferno, sono venuto qua. Poi ho visto varie cose belle, tipo il dragone, tipo il magazzino, tipo questa bellissima struttura che vuoi buttare giù, che io non butterò giù perché è bellissima, il ponte. Questo secondo me è un progetto che come voto andrebbe a completare una delle migliori costruzioni che hai fatto, perché mi è piaciuta tanto, solo per il pavimento, che anche se ti faceva gli occhi storti era bello onestamente, perché non tutti usano il bambù come costruzione. A me piace molto, quindi io ti do un 8. La ringrazio. Molto gentile. Ora 5 euro, grazie. Non li ho. Del pollo va bene. Questo non è avariato come il suo. È fresco. Ha un osso in mano, non è che mi ispiri molto. Non vorrei essere picchiato con una clava. Questo è il tuo pollo. Sì, gliel'ho dato io. No, questo è il tuo pollo. È morto. E ora è un osso. Ah. Beh. Ora è un osso il tuo pollo. E ora è mio. La sua anima è mia. Va bene, me ne andrò. Non vorrei che diventassi tuo anche io. In che senso? Non voglio specificare, grazie. No. Neanche io, è meglio non proseguire questo argomento. Ma ora le farò vedere l'ultima build. Quella che ha solo un mezzo pilastro, anzi un quarto di pilastro, ma che verrà ripresa nei prossimi futuri aggiornamenti del mondo. Il museo, di cui abbiamo solamente la pianta. Io non vedo nessuna pianta. Aspetta, forse sì, è la mia... La base. Forse è la mia pianta del piede, aspetta. No, non sembra una pianta. Oh, abbiamo visite. Beh, amore, amore. No, amore. No. La vuoi tu? Niente, ora ti sputano. Ora ti sputano. Sono il diavolo. Non sputarmi. Ehi, ma non sta... È il mio cavallo, è il mio nobile destre... No, Johnny! Meno male, Johnny è morto. No! Vabbè, gli lascerò un cartello. Sul pilastro. Esatto, sul piede. Sotto, allora. Comunque, l'idea di questo era un mini Pantheon, tipo. Quindi il cerchio dietro e il frontone davanti. Bello, c'è delle belle idee, posso dirlo. Sì, il problema è la realizzazione, che sono molto pigro. Grazie, anche io sarei pigro a farlo, onestamente. Quindi ti capisco molto. Però, onestamente, è una bella idea. Se ti vengono poi bene come ce l'hai in testa, secondo me è come il dragone, uguale. A questo non le chiedo di darmi un voto perché non c'è. 10.
Ah, così. E allora vado a demolire tutto, così ho tutti 10. Non c'è altro. A parte la zona di là con la barca. Andiamo in barca, tanto. Ah, vai, è l'ultima, è l'ultima. Non c'è niente da fare. Poi le chiederò il voto complessivo. Vabbè, vabbè, è un po' difficile. No, non so salire un blocco, aspetta. Smetta di incastrarsi, per favore. Sul nabbo, cosa devo fare? Ah, questo è un stupendo ponte semplicissimo in legno. Nulla a che vedere con quell'altro. Achiu. E poi qui, beh, abbiamo il bar. Ha preso freddo, mi dispiace. So che qui è un po' più freddo rispetto all'inferno, però mi sembra anche esagerato prendere freddo così velocemente. Lo so, c'ho un attimo un raffreddore qua. Non sono abituato al caldo. Se vuole le posso offrire un milkshake. Sì, grazie. Abbiamo del cacao. Ok, abbiamo milkshake del cioccolato. Mi faccia prendere. Ok. No, ma si è incastrato il. Il gusto anima va benissimo. Ok, perfetto. Spero ci abbia fatto la pipì dentro. Ma buona. Allora, a lei. Oh, e questo è il suo cioccolato. Grazie. Il cioccolato non mi piace, mi fa allergia. Grazie. Oh. Ma lo volevi tu al cioccolato? Lo so, perché volevo morire. Se si gira può notare la stupenda barchetta con timone lì dietro. Andiamo in barca. Piccolina. Andiamo in barca. Voglio entrare. No, non c'è una scala per salire. Mi sa che rimarrà là. Salmone. No, sono bloccato in mezzo alla barca. Perché c'è il tipo che ha fatto col cartello? Beh, come lo volevi fare, scusa. Bellissimo. Stupendo quel timone. Fatto col cartello. Almeno potevi, non so, impegnarti a mettere un cerchio in mezzo. Non lo so. Come faccio a mettere un cerchio? Scrivere nel cartello. Ah, cerchio. Esatto. Si scrivi cerchio. Questo è quanto? 10? Abbiamo ottenuto un 10 lode. 2 10, un 7 e mezzo, un 2. E gli altri non me li ricordo. Manco io, c'ho la memoria a breve termine, come Dori. Facciamo fare il conto dei voti nei commenti. Niente di scherzi. A 10, complessivo il mondo, comunque è bello. Ma potresti ancora migliorare, lo sai benissimo, no? C'è tanti... Beh, work in progress. Work in progress, c'è anche in mezzo la tua pigrizia, no? Ecco, quello è un problema, ma miglioreremo col tempo. Possiamo migliorare col tempo, anch'io sono pigro, quindi ti capisco molto bene, onestamente. Il diavolo è molto pigro, quando devi giustiziare qualcuno mica lo fai subito, perché poi rimandi perché c'hai già qualcun altro. Quindi il mondo, nonostante tu, c'ha delle chicche che secondo me sono belle. Ripeto, il dragone che mi piace tantissimo, come è il... poi mi piace il magazzino. Mi piace la farm, quella di della lana, ok, con il pavimento così. E poi cosa ho detto che mi piace? Mi ricordo più. C'era la barca, c'era la farm di bambù, la spada, il fungo. E la struttura che vuoi buttare giù. Secondo me c'ha delle potenzialità che... Non ci vedi. Ci puoi fare tante cose con quella struttura. Allora, non so qual era. Non mi ricordo qual era la tua idea. Qual era la tua idea? Fare tipo un tempio con la spada in mezzo. O un altare, una roba simile. Allora, ci sta. Io cosa farei? Farei una spada 3D. Secondo me. Farei una spada 3D e metterei un beacon che va dal centro in fondo qua e arriva. E in cima con un raggio di colore viola, se possiamo ipotizzare. Beh, si potrebbe fare. E quel tempio potresti, ora non so cosa potresti fare in quel tempio, perché c'è una spada. Potresti fare la collezione di spade. C'è una spada, il tempio delle spade. Carino, un'ottima collezione. Ogni enchanto una spada. Però guardi, se è fatta notte, è tempo che lei torni nel suo mondo, no? Sì, mi sa. Ci sarà sicuramente bisogno di lei. Ormai è l'ora, ormai è l'ora. Guardi, la accompagno così la posso salutare per bene. Ah, bene, dai. È stato un piacere conoscerla. Anche per me, anche per... scusi, no, non volevo chiudere la porta in faccia. No, non al momento. Non sono pratico con le porte, non piace più portare. Eccoci qua. Allora. Mi è stato un piacere, stato... torni a trovarmi. Aspetta che mangio il pollo. Allora, mi è stato un piacere. Aspetti, gli do la mano. Stato piacere. Grazie. Molto piacere. Il mondo, il giudizio del diavolo dice no, lo distruggiamo. Bellino, dai. Ci vedo delle potenzialità. E vabbè, signor Blade, io la saluto. È stato un piacere. Ciao, signor Blade. Alla prossima, Ser Urpillo. Ciao, Procioni. Siamo finalmente arrivati alla fine di questo speciale
dei 100 episodi della Vanilla. Vi lascio in descrizione il link per scaricare il mondo. Io ringrazio ancora Urpillo per essersi messo a disposizione per registrare questo video. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!